Pronto? 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 Sì, pronto. Buonasera, dottor Otello. No, Mission Hotel. Pronto? Pronto? Sì? Chi pronto? Chi sei? Sono Carlo. Carlo. Va bene. Ciao, Carlo. Ciao. Senti, volevo innanzitutto farti dei complimenti per la trasmissione. Che è veramente... ho visto, ho sentito un po', è veramente eccezionale. Volevo sapere anche un'altra cosa. I tuoi studi, dove li hai fatti? I studi miei? Beh, io li ho fatti sui libri. Ma quali libri? I libri che ho comprato. Ma dove li hai comprati? Libri che hanno stampato la gente, che ha stampato i medici, che hanno stampato i tipografi, che hanno scritto i grandi uomini, i saggi. Ma tu sei un medico allora? Sì. Un medico sei? No, medico no, perché medico io non so cosa che voglio dire medico, non so neanche cosa voglio dire dottore. Capisci? Cosa è? Tu di cosa ti occupi? Cosa vuol dire medico, tu che mi domandi? Cosa vuol dire medico? Appunto. Deriva da medicina? Siccome che io sono un naturista e non dopo i mezzi sintetici, ma dopo i medici naturali. Sì. Allora sono un medico naturale, sono un naturista. Ho capito. Senza medico. Senti, io avevo un piccolo problema di ordine fisico. Dimmi. Ho un diverticolo. Sì. Cosa sai dirmi? Cosa sai posso fare per questo diverticolo? Questo diverticolo? Bisogna guardare se sei intossicato. Da cosa? Il sangue intossicato da anche dal mangiare delle cose che per esempio non ti fanno bene. Ho capito. Senti, ma mangiare, che tu sappia, i diverticoli dove sono? In quale parte dell'organismo si trovano i diverticoli? I diverticoli si trovano nella parte dei cosi, no? E dove? Si trovano nella parte dei... adesso non ricordo dove si trovano. Non lo dire. Ma mi hanno detto, lei ha un diverticolo. Non so dove ce l'ha questo diverticolo adesso. Ma cosa ti hanno detto che hai? Come? Cosa hai detto che non ha chiari? Un diverticolo. Diverticolo? Adesso non mi ricordo neanche io, l'ho letto tante volte, non mi ricordo se al momento non ho neanche libro quasi da spiegarti. E cosa posso fare per questo diverticolo? Beh, tu cosa ti senti? Ma io mi sento tutto fiappo, vedo? Fiappo? Ti sento pesantezza? No, sono pesante io già di per sé, ma mi sento stanco. Come? Stanco. Stanco, sì, che appunto è una questione... Ma sarà un divertivolo? Ma loro ci danno quel nominativo a diverticolo, ma a me si chiama un altro nome, non mi ricordo adesso, ma nella nostra... Potreste che abbia un diverticolo in testa? Un diverticolo nella testa? No, i diverticoli sono sulle parti, diremmo, della circolazione del sangue. Come vede il sangue? Senti, se dimmi qualche cosa invece per la safena. Come? Se dimmi qualche cosa per la safena. Non capisco. Se dimmi qualche cosa per la safena. Se dite qualche cosa? Sulla safena, perché io mi hanno detto che oltre il diverticolo c'ho sta safena. Cos'è sta safena? Non lo so, non so, insomma, io so che anche l'altro giorno ho letto sui diverticoli, ma non ho neanche il libro, non posso spiegarti. Ma scusa un attimo, tu perché fai questa trasmissione allora? Ma non si dice, no, ma io faccio questa trasmissione, ma io non parlo mica di questa cosa qui questa sera. Ogni sera c'è un programma. Un disturbo uno è, no? La safena otturata, in diverticolo. È un disturbo, tu devi saperlo. Certo c'è un disturbo sempre del sangue. Ma è sangue, il diverticolo, è sangue. No, ma va bene, ma è sempre su un organo del corpo umano, insomma. Io ti apprezzo perché sei uno pieno di buona volontà. No, ma tu dovresti fare di bagno con dell'acqua fredda. In un bagno d'acqua fredda? Sì. Ho febbre 39, faccio il bagno d'acqua fredda. Cosa? Ho febbre 39. Meglio che abbia la febbre 39, questo vuol dire che sei... E così vado in ospedale per broncopolmonite. Perché hai la febbre? Hai la febbre perché sei infiammato. Certo, ma cos'è il diverticolo che mi porta la febbre? Appunto, naturale, no, ero per disinfiammarlo ci vuole l'acqua. Ho capito. Ho anche un po' di stipsi. Anche stipsi? Ho un po' di stipsi. No, ho capito.
sì, va bene, ero fatto di bagni genitali. Genitali? Sì. Cosa devo lavarmi? Con la tipsi? Ti lavi da dietro e davanti. Oppure fai un paio di un cristiano due di acqua. Eh? Fatti un cristiano due di acqua se hai le mucose. Di acqua e basta. Se hai le mucose infiammate. Acqua sì e basta. Acqua ossigenata? Come? Acqua ossigenata? No, gelata. Ossigenata? No, no, ossigenata, acqua semplice. Acqua semplice, Carlo. Senti, Odello. Io devo dirti bravo perché effettivamente da queste cose ho capito che tu sei un uomo veramente preparato. Sai? Va bene. Allora, senti, ho una flebite all'orecchio. Una flebite? All'orecchio, spero. Ma guarda che tutte le cose che vengono fuori per l'intossicazione del sangue. Pure la flebite all'orecchio? No, no, la flebite non dica all'orecchio. Allora vieni la flebite. La flebite viene su una gamba. Ma c'ho anche una vena qua dell'orecchio, dura? Vabbè, sarà una questione di infiammazione. E lì anche acqua fredda. Eh? Acqua fredda. Beh, non ancora mica mettere. Devo mettere l'orecchio dentro l'acqua fredda. Siccome che il sangue circola su tutte le parti del corpo, tutti gli organi sono aderenti a quello che è le parti del corpo, naturalmente tu devi rinfrescare le viscere e ti metti a posto anche l'orecchio. Certo. Senti, c'ho un altro piccolo problema. Quando faccio la pipì, mi brucia. Ecco anche quello, perché vuol dire che c'hai una forma di ortite, c'hai un po' di... Ortite? Eh. Madonna santa, ma... Sai che cos'è l'orchite tu? Sai che cos'è un'orchite? L'orchite c'è l'infiammazione... Che cosa? Oppure sarà... Degli occhi? Sarà una cistite. Sarà un'orchite? No, infiammazione ai testicoli. Ah, bravo. Allora, anche un po' di prurito. Sì, ma no, sarà la... Orchite anche quella? No, sarà la cistite che avrai l'infiammazione della vescica. Ma dimmi un po', io devo chiederti un consiglio. Perché quando finisco di mangiare sto bene? Ah beh, perché quando finisci di mangiare stai bene, ti sembra a te di star bene. E dopo che ti fa male? No, dopo sto sempre bene, sto male quando non mangio. Sì, ma dopo capisci che quando hai mangiato, che allora l'organismo deve fare le fatiche che deve fare e tu ci hai dato di mangiare dei prodotti che sono tossici, capisci? Ma sai qual è il problema? Che io faccio molta aria e anche disturbo quello, anche i vicini. Perché vedi, non dovresti mai bere appena mangiato. E mangio tanti, mangerò al giorno un chilo di carne. Carne, però mia te mangi. Come? Non devi mia mangiare la carne. Dobbiamo mangiare. Devi mangiare acqua frutta, fredda. Verdura, frutta, verdura. Bravo, bravo. Ecco, vuoi mangiare la carne, mangi un prodotto morto, dai Carlo, dai José, dai. E lo dico tante volte, dai che c'ho una telefonata, ti saluto. Ciao Johnny. Ciao, ciao, ciao. Auguri, ciao. Capisci Carlo, bisogna che tieni presente che la carne è un veleno, perché naturalmente la carne è morta. Tu mangi un cadavere preparato, tutte le carni morte sono cadaveri preparati. E allora può dare vita a un essere vivo, una roba morta? Dimmi. Pronto? 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 Otello? Dimmi. Senti, dunque mi sono Marisa, di prima. Sì. Niente, volevo dirti solo che mi non so ne esauria. Una, e neanche non so intossicata, capisci? Io ti ho detto solo delle gocce di avena satira. Non è il caso, insomma, di dire cose che non esistono, perché io in vita mia non sono mai stata né esaurita e né intossicata. No, ma siamo tutti intossicati. No, sapendo Otello, scusa, tutti siamo intossicati, però ti ripeto, mia conosco bene, ma come si può dire? Ma sì, nelle cistitiche della natura, dai, non ti ho visto. Ma cosa ne ho mai? Per il prodotto dell'avena, no? Capisci? Cistitica. Otello? Pronto? Sì. Cistitica. No, no. Ma come no? Ma cosa vuol dire se le porti io c'hai? Ciao, guarda che mi lo porto, io c'hai, Seth. Ma che mi lo porti io c'hai? È l'interurbana che questa. Sento? Sì, sì. Otello? Otello? Dimmi. Guarda che mi non ho nessuna diotria. Porto e guido la macchina senza occhiali. Ma te gli occhiali? Ma io da sole.
Ah, no, mi da riposo. Ti ho visto che stai... Beh, domenica ti mostro la patente. Ecco, beh, no, no, non mi interessa. No, ma sta attento. Mi te telefona solo per chiederti che io sia. Mi non so, né esauria e né intossicata, va bene? Va bene, va bene. No, perché a fare pubblicità di me, che sono intossicata, non mi va, perché intossicata, che sono tante robe da essere intossicata. Ma no, intossicata, puoi pensare che una sei, anche che tu hai farmaci, che tu hai no, droga. Anche, ecco, anche da farmaci puoi essere intossicata. E ora meno tu, né droga, né farmaci. Ma te che ne hai tolto? Mai tolto in vita mia. Come ti viene quello che io mai vinci, ti ricordi? No, in vita mia non ho mai tolto, va bene comunque. Beh, insomma, va bene. No, comunque ti ringrazio, ma però guarda che io non so né esauria e né intossicata. Io non ti vedo che si può esauria. Saluti da Marisa di Bassano. Ciao, ciao Marisa, ciao. Ciao bello. Qui si è della vita, non vuoi niente dire. La gente non ha mai creduto a quello che insegna le cose. Pronto? Pronto, Teo? Teo? Dimmi. Me conosci tu, Teo? Sì, sì, Vito. Ah. Ciao, Vito. Ciao. Come stai tu? Cioè, insomma, mi penso che se io si ascoltati, no, mesi a volte una versa, staria meglio. Cosa dici tu? Te starisci meglio? Cosa dici tu? Ah, ma ci sono sicuro. Qua, Dio parlante. Ah, sì, sì, ti sarisci Dio parlarmi, anche se sei, non ti carissi disturbi di niente. Allora, tutti qui di carcinoma, no? Chi si avvolge una verza, si è a posto, insomma. No, a volte chi passa una cura, guarda, nessuna, nessuna cosa, nessuna malattia si deve operare. No, nessuna malattia. Nessuna, perché naturalmente malattia non esiste. Se non esiste malattia, esiste. Mario di appendicite là. Ah? Se che ha fatto morire Mario di appendicite. Mi vado a morire Mario. Non aspettare fino a lunedì, se lui ma si va. Sì. E operazione, ti sì, anche una turista, sai che operazione? Ma guarda, non esiste niente di naturale, giorni d'oggi, no, no, ma io... L'aria si inquina. Mi ho detto, naturista. Guarda, tre cose essenziali nella vita. Va bene, ma... Parlaggio di stare sani. Ma che sei, che sei? L'acqua e i cibi sani. Se sì. L'aria e l'acqua, che sono gli elementi principali della vita, e si inquinai... Vito! I cibi, le conseguenze si inquinai. Vito! Se mi inquinai tutti quasi... Che non ti puoi curarmi con niente del naturale, non che sei più niente. Vito, guarda che siete vivi, vuol dire che non sei pericolo. Cosa? Ecco. Ma no. Tu vivi intossicato, vivi tutto, come vivemo? Beh, ma non sei ancora pericolo, perché ancora piante che ancora mezzo da potersi riciclare, ancora un mezzo di difendersi, non sei questa gravità come che dici ti. E gli inquinamenti? No, anche se motivo un poco abituarsi all'inquinamento. E gli inquinamenti però, così? Fino a un certo punto. Sì, ma dicono, se dose... Arriva il tumore, arriva questo, arriva quello. Ma vedo, il tumore può essere causato. E il tumore può essere causato anche dalle medicine che ti togli. Sintetiche. Hai capito? Le medicine che ti togli? Sì. Mi conoscevo uno con me che non aveva tolto mai una medicina in vita sua. Eppure, ma che discorso devo fare? È la stessa malattia che avevo me. Vabbè, mi pare di averti detto tante volte che ti hai ascoltato. Che hai ascoltato tante volte che ti hai detto il tumore, cosa che l'è. Sì, anche il tumore, puoi guarirlo anche a digiuno. Se puoi curarlo a digiuno il tumore. Sì, fanno il digiuno oppure... Che ho fatto, guarda. All'ospedale non mi dava mai da mangiare, puttana miseria. No, no, ma ti cagata gli aeri. Mi ti gata ia, se sbagliava, capito Vito? Proprio cascavo per terra, proprio che era neanche forse stare in piedi. Vedi che te mi vieni a dire, Teo, se te vieni a lavorare, più che te mani. E niente, sempre che ti si dà sempre sul microfono, come, se bisogna che te mani. Se un picco una paia. Ma guarda, se... Puoi tagliare su con quattro radici. Mi pare che ti abbia detto che anche gli animali che va in digiuno, che va in letargo, e si sveglia disintossicare tutto. Ma lì lavora mia, senti di diventa... No, no, Teo, no. Aspetta un momento. Vai in letargo, appunto perché va in letargo? Aspetta un momento. Se in letargo, sarebbe differente, capito? No, ma se ti fai il digiuno di un mese, te vieni su, finché te dormi, non te vieni mia. Ma guarda, mi te ciapparia qua, e te ligaria come can, con fuori, e te asaria senza mangiare. Ma dai, cosa ho dovuto parlare? Io sono sempre così, io fior di Dio, non capisco, un comportamento civile, neanche per scherzo. Non so, mica a me, a che pare io deve essere fatto bene a versi operare.
E dopo che lei è una turista, ed è quello che vuoi insegnare agli altri, e dopo si può operare, no, somigliami. Dimmi, ti quando ti vado un'operazione, se devo stare meglio, se vedremo se ti hai fortuna da vivere o sfortuna, fra un par di anni, 3, 4, 5, cose che ti sentirei. Il discorso è detto qua. Mi ho detto che se ti il digiuno, è più la paura che metti i medici, perché naturalmente gli sei paurosi, perché l'ignorante è sempre sta pauroso. E il medico si terrorizza perché non capisce niente, consente di parlare di tumore, e capi paura lui che la ma. E ho capito o non ho capito come chiede? Può fare paura a mai che abbia da farsi operazione, da tutte le medicine? Dio, tia! Chi non da fuori? Ecco, bisogna domandare se la radio va a comprare luce. Perché non si può sarare e telefonare alle persone, specie che uno come me, insomma, che penso che sia conosciuto a gamma 5, no? Insomma, ma te sai come che lei è Oteo? Te sai come che lei? Mi sono dato da fare un poco, non so. Ma te sei Oteo qua che non è mia tanto democratico? No, ma allora cosa parlo tanto di democraticità e questo e quello e altro, st'altro, dei carcerati e così. Allora per dire, mi non ho paura a morire, no? Allora se non ho paura a morire, per cosa stai là? Sta attento alla carne, sta attento a non mangiare carne, non mangiare dolci, non mangiare questo. Riempite la pancia e muori per tutta la miseria, no? E sta tutta la vita a pensare questo qua no, che altro no, quello no, questo no. E dopo dice che non ha paura a morire. Ma scusa, se perché ti viene tanta paura a morire, che deve fare tutte le altre robe per paura di morire, capito? E ti deprivi di tutto quanto. Ma qua bisogna fare un'assemblea su Oteo perché bisogna buttarlo fuori dalla radio, perché se sente qua un duce, inutile. Questo è sempre stato così. La gamba verrà a comprare lui la radio, non so io adesso qua, posso fare stramassi? Quanti stramassi che ho venduto per comprare la radio? Perché lui è stramassaro, te sai che è stramassaro? E pensavo che fosse proprio il medico omeopatico. Sì, omeopatico, fa quella non sa neanche di essere al mondo, porca miseria. Lì al serio sclerotico ormai. Scusa, perché quando uno che butta giù e fa un confronto con uno, e lui che butta giù a telefonare, lo fa quel che doveva dire a metà, dopo che l'interurbana, non so, miami, dopo che uno telefona e spende schei, cose come sto qua che la butta giù. Perché tutta la mia solidarietà, Vito, sono d'accordo con te. Va bene. E tanto lui non si può dire che queste robe qua, almeno così, assente tutti la gente, no? Certo. O te a domenica non sarà più perché lo butteremo fuori. Se te sente. Se te sente adesso. No, e anche il more, anche se mangia tutte le verze che mangia, il more sì, il more anche lui sì. Dito sì che il more. Forse è il more. Con tutte le verze, con tutta la radioattività che è gas. Ah, perché già su bella età come? Che tocca a morire. Oh, ciao. A voi, ciao Vito. Vedete che sto in giro? No, ma non so più come sta, non so che sia fatto mai. Non si mai sapeva i bustieri a stare. No. Se volete parlare a me qua, se te te parli ti al microfono, parlo a me. Via. E ora, somigliami, adesso te lo sei. È sempre, sempre stupido anche a ti, te fai. Non somigliami. E vedo che dopo che come si comporta la gente, dopo, è così, dopo... Allora, se non dico che non posso essere neanche con voi, insomma, non c'è niente da dire, bisogna che venga qua a Missoro a essermi qua, sta roba qua, venirò di notte. Non è possibile. Però... Chissà chi te ha sentato. Ciao, come stai, Luisa? Insomma... Stai bene? Come stai, te gli sta mancando questi tempi qua? Sì, ho fatto... No, vai. No, abbastanza bene. Sì. Ecco, allora volevo salutare tutti gli ammalati, tutti i carcerati e tutti indistintamente. Salutare la Maria, in particolare Marina, è molto tempo che non ti sento, ti ho detto anche prima, se mi ascolti mandami una lettera, mandami una cartolina, fammi sapere qualche cosa, anche tu Maria, tu Nive, che sei amica, tu che sei conoscente, come potrò io intrecciare questa persona, come potrò sapere qualche novità, anche perché avrei piacere di saperlo. Se è ancora malata, se non so, se è andata via, se è andata a Napoli, perché mi chiede dove andare a Napoli,
si è andata, non so, in qualche altra città, se l'hanno trasferita. Allora volevo dire appunto che speriamo di sentire la tua voce, Marina, se non è la tua voce, almeno un tuo scritto, che mi mandi un scritto, qualche cosa, o se no dalla Nive, dalla Maria, da tutti, insomma. Anche tu, Maria, è molto tempo che ti aspetto, che devo darti della roba, e non ti ho più sentito parlare, e allora non so neanche io cosa dire. Comunque ci vedremo, ci sentiremo, eccetera. Adesso io devo lasciare Adino qui, che è qui che mi aspetta. Ladino. Posso dire anche ladrino? No, Diana è mia, vedete che mi farà hotel? Vito dice solo, puttana miseria. Ah, su? Solo, quando sono poco incassato. Però fammi fare un po', ho sentito che ha una nuova spasimante, una certa Consuelo. Sì, ho sentito oggi. Ma guarda che il Gareth è proprio un filone, certo. Consuelo, da 2 anni, cioè. Da due anni, eh. Ma Dio anche quello, dai, è a Marina. Se dai da Dio anche a Rosetta, puoretta, sì. Mi dispiace per Rosetta di Cittadella, perché guarda, sinceramente penso che facesse le cose con il cuore. Sa che viene fuori assalto sta Consuelo? Diana. Non riesco a capire, te ho dato una mossa, caro. Diana, quando cederai tu adesso? Quando è che cederai con Otello tu? Mico Otello? Sì. Dio che quello. Ma amico, dite che solo bisogno del KPO. Dio caro. Non certo quello di Otello, certo. Ma io. Non sta a buttarlo così, su, dai, per favore. Sono Francesco. Otello è mio. Guarda che dei miei piedi ti rimuovi i cavoli, Francesca. Otello è mio della Marina. Oddio, ma adesso vedi anche la Consuelo. Sì, la Consi. Deve cavare di cavelli anche a quella. Ma altra cosa, sì? Chi che è? Sì? È Diana. Te la conosci, Diana? Quella che ha i capelli corti. La ragazza che ha i capelli corti. Ma sì, ho là che puttana, che smanfaro. Canottiera. Canottiera. Gesù, io non parlo con le donne. Passami canottiera. Dove sei che a porca? Sbuderatamente tua canottiera. No, caro. Domani mattina te cavi i capelli davanti a me 5. Canottiera. Diana, te dà fare così. Pietà. Canottiera. Qua bisogna imparare a remare. Vai fuori dalla mia trasmissione. Pietà. Diana, rimani in linea, non sta mica a cedere alla cornetta. Oddio. Non sta a cedere la cornetta al tuo Ignazio, eh. No, caro, anche perché non si abbassa. Ignazio, sono solidale con te. No, ma... Questo chi devo? Uno nuovo. Vorrei parlare con canottiera, democraticamente, per cortesia. Vai fuori dalla nostra trasmissione. Ma porca! Ascoltami qua, guarda che canottiera di tarocco, una roba brutta porca. Ciao, porca. Vacca, megaditto. Porca! Ruminante! Porcona! Ruminante! Mamma, girate i cavi di rudini! Sbuderata! Smalfora! Ese tuo di tutti! Troiona! Ese tuo di tutti! No, caro! Ese tuo di tutti! Evorissi! Oh! Ora che c'è qualcun altro che moria! Chi sei qua? Ah, non so niente! Io Flavia! Pietà? Come pietà? Ora aspetta che abbiamo un'intera urbana, aspetta. Diana, ascolta un attimo, ascolta. Senti. Come che dice bene? Questa è il mio saluto per te, dolce Diana. Sì, cara. Canottiera, guarda che abito in via Belzoni 9, sono a casa da sola in appartamento stasera. No, cara, ma adesso mica mi fa compagnia. Allora, no, vedi subito, aspetta. Evorissi! Aspetta. Chi è? Pomeretto! 86! Ciao, Didi! Allora che venerdì sera, cioè sabato, vero? Ci vediamo? No!
Per niente, ha riso, ha riso. Ho sentito, dai, riso del Gigi, dai. Dai, siamo in modo. 86 ora adesso. 86, e adesso al 9 metri. Sì, sì. Ciao Claudio. Dimmi. Cosa capito a te la domenica sera? Domenica sera? A che proposito? No, è vero, la fanno che sono di bambini che vuoi salutare. Sto ragazzo, sta roba da due anni, cosa chiede adesso? Consuello da due anni. Consuello, ha voluto scrivermi, pare che popò di esigenze che gli hanno, niente roba. Ma Luigina, ti che ti ha fatto una profferta amorosa così? Mi sono fatto, mi ha rifiutato, c'ho del colpo, Hai i capelli corti? No, no, io bello non mi vara. Ossia, da te non capisci niente ora. Guarda, a pensare della donna. No, non mi hai visto se capisci, ci so. Luigina, ma tu puoi stimolarlo in qualche modo? No. Sono l'uomo. Sì, perché sa, e anche i riflessi un fiato appannati, no? Beh, ma mi vara più bene, mi sono offerta qui spontanea, magari si sta dito del no davanti a... Luigina, a Franco Manni. Luigina, ma sai che io che piace solo i decotti? Io so, c'ho... Sapete che sei ancora qua? Ora tia! Oh, così! Ciao, Luigina! Buonanotte anche scuola che mi ascolto. Scusate, va bene. Scusate i docchiacchere che avevo fatto. Dico! Tutto una cosa! Sì! Buonanotte a tutti, addio! Ciao! Tutti, notte. Ciao, Luigina! Porco mio, di notte che è lì, a questo che si è stato, che si è altro. E a Maria che è con me, e basta! Ecco. Senta signora. Stiamo attenta qua, ma stiamo attenta. Signora, e stai attenta. Per non per... parlare in me. Che gettone è mio, parlo io. Sì, ecco, è signora, la mi ascolti un momento. No, sempre. Che mi ascolti me. Ciao. Sì, se vorresti sapere cosa che mi ho fatto. No, sta attenta. Mi vuole, stiamo attenta. Siccome che siete credi tanto intelligente. Ah. Allora, stasera non sono andata al telefono perché stavo poco bene e sono qua. Dunque, te cara Serena Rapo, voglio farti una domanda. Dimmi. E non sta a me rispondere subito e mudare le ferro perché non rientra niente su tutt'altra roba. Sì. Voglio domandarti una roba. Per non prenderlo in culo, cosa bisogna fare? Tenere le chiappe strette. Prego? Tenere le chiappe strette. Le chiappe? Cosa sono le chiappe? Le natiche. Ah, le natiche. Sta attenta. No, guarda che non te ha capito niente. Sì, ho capito. Stammi attenta. Canottiera? Te vorresti, sì. Sapete cosa che mi ho fatto di prima? Canottiera? Era Drio lavarsi, che con la vaschina, caro. Che fa? Sentami qua. Ma che sei gelosa, Diana? Luigi! Ma che consuma mia, qua? Sì, addio, io consumo il microfono. Digi, ma sei fatto un buon anche quello, certo. E sei tonda? Stammi attenta. Tega. Tega, vorissinca tia. Cosa zetega, cosa zetega. Tega. 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 Vorissi essere al posto mio con la tega. Pietà che le consuma, che l'uomo, basta. Sì, caro. Guarda che adesso formo la Lega antiprotezione uomo. Ah, pietà. Sì, perché guarda, stava a guardare specie di Osechis in giro. Ma chi non ti ha mai visto il suo? Quello che ti canessa a te, cara. Ah, ve ne so anche ammasso. Già. Magari domande, tu che sei suo. Domande che a tuo marito un po' all'ora intervallo fra lavoro e mangiare e ora di prendere lavoro dove cagliera. Pietà, che un'ora solo di intervallo, fra cara. Che 20 minuti. Sì, che 20 minuti. Domande se che ha mangiato un po' dove casendà. Perché mia, dite che in via se vuoi dire se sta qui al posto di qualcun altro. Cara, mamma, cosa che devo dirti? Perché in pare che non mattina ti cavi i bigodini. Cara. Che butto via i cie finte che te che. Boh. Alla che te si ti abituavi a venire qua con i baretti in testa a farti vedere quanto era chitia che te si cara. Oh cara, perché ti sarebbe a te? Te puoi ben dirlo. Oh pietà. Cara. E poi donna baffuta e barbuta non è mai piaciuta. Dai, mi è piaciuto il contrario. Diana, no, difenditi, difenditi. Donna pelosa, donna virtuosa. Ma io non mi piace donne pelose. Donna barbuta, donna sempre piaciuta. Impara l'arte, metti da parte, snappa. Prego. Difenditi, Diana. Che basta che sia pelosa, so che su un posto. Che basta, sì. Anche, ma che schifo. Ah. E Tino ti puoi competere con me. Stai perdendo i punti, Diana.
No, no, devi perderli io perché non puoi competere con me. Perché mi meglio un letterazzo che su una roba, che perché se gana tutta pittura invece gambe, lo posso con te che oh, perché sei meglio, sentite che hai tre gambe invece che domi, non so cosa farti, Gigi. Guarda, guarda, adesso io che te dico la canzone. Ah, oh, ti sei, allora? Senti, st'altro, cosa va st'altro? Gigi, chiamaci, Gigi. Sta, che se a me che ti arriva l'appuntamento qua che paga un prassì. Oh, per carità, ciao, ma sei invidioso. Ah, lo so io. Canottiera, ascolta le canzoni che ti dedico, aspetta. Fai mona. Basta che non sia quello del tranviero. No, no, adesso bene, adesso bene. Senti, senti, senti. Non far bavare, non bavare, Gigi, è tutta cosa inutile, è futile. È all'amore che penso, sta dicendo. Canottiera, canottiera. Non gli è perso. Non importa. Cosa fai per trattenerlo? Io le persone non le valuto il telefono. Io sono abituato a guardare negli occhi le persone. Quando guardo negli occhi io... Sto abituato a guardare nelle ballate. Cara, c'è sempre qualcuno che abbassa lo sguardo. Chissà il perché. Ma chissà. Infatti tutti gli uomini che mi danno fisso negli occhi mi passa sempre lì per primi. Come mai? Non è che devo guardare le donne, Gigi. Ah, non so mica, mi tocca. Che non ti ciava per i capelli, certo. Basta, basta, cade che sta cosa. Ah, che bello! No, ti conviene cavare a canzone. Diana, un Diana, attimo, andiamo che sei in intervista. Che pietà! Pronto? Oh, chi sei io? Pronto? Chi sei tu? Ancora io voglio, sono meglio dell'uno, non era, era zero. E no, ma è vero che si accade a Diana in Zogo? Diana, a Diana Gavuo 69. Pietà, pietà. Vai che sta una lotta Gigi una sera, dal 69, fra Maria Bulgan, fra Maria Bulgan, Ada De Cavalcere e a Diana, una roba incredibile. Una 69, roba, pa, tutti voi al 69. Senti che roba. Attiro. E questo sarebbe Donna in amore. Ma chi non lo sa. Chiedo Gigi sta facendo cara, un soffri, uno soffri. Indirizzato si sa bene a chi. Interrubato. Pronto? Pronto? Ciao. Buonasera signore. Ah cavolo. Pronto? Sì. Ah, come ti chiami? Gigi ha già capito ma... Gigi ha capito. Gigi. Si è messo due dita in bocca, non so per quale motivo. Non so per quale motivo, a forma di croce non si sa bene. Prego. Giovanotto. Zia Diana che non puoi competere così. Giovanotto. Giuliano. 88. Giuliano. Non puoi competere così. Cosa sei che ti vuol dire adesso? Che a Diana non può competere con te. Perché? Perché tu sei sempre... Ah, perché tu hai provato la mia scuola? Esatto. Caro. Tu sei sempre meglio. Muovi. Tua moglie dove sei? Tua moglie. Anche qua. Pietà. Passa, sentiamo se è vero, passa. Ma caro, che tu vuoi dire che dai i numeri che ti fanno, perché sento ma non capisco niente. Con te un momento, non siamo messi d'accordo. Livia, dopo una certa scuola mia, tra te e tuo marito come sei andata? Bene. Molto bene? Già. Cara, diga che ha smalfala, a che ha sbuderata che sei al numero 3, eh? Diga che non sa niente. Al numero 3. È sulla linea 3, se no? Ah, cosa? Auto che sappia, mi sei nata l'altro giorno. Un 128 io e te. Certo. Una campina, una cucina e poi non si dice altro. Un bagno. Un bagno. Bambi, uno scampinato. Ha solo bisogno del K8. Ah, sì che parla come ti, ha solo bisogno del K8, sia che sia uomini, sia che sia donne come ti.
solo bisogno, scusami se parlo ancora questo termine qua, perché tu che va fuori diritto, me ne rendo conto sempre di più, è solo una questione di cappellotto. Perché? Non so, mia, non so, sta in difesa per chi è meglio. Dimmi, Didano. Vuoi censurarmi qua? Sì. Lei sai, è forbici della censura. Sto attento. Se che dici comunque a Diana che bisogna che faccia un altro di 10 anni di esperienza prima di arrivare, come dici? Ah, tu sei d'accordo con me ora? Sì. Senti Flavio, eh? Diano? Anche per fine Robetta. Sì. Senti, senti. Con tutto il suo amore, con tutto il suo amore ha detto. Ricordando il nostro scantinato, il nostro bagno, il nostro garage, la nostra cucina. E la nostra 128. Dammi il numero, vai, che dopo ti mando un 88. Che ora? Che numero? 88. Ma non è che sia come... No, no, guarda, adesso, fra poco, quando siamo arrivati al 96, che ho già preparato i numeretti per, fino al 96, si fa l'estrazione, tre cannolini in ceramica. Gamma 5. 77, così le gambe del 77 è dato alla Lili. Ah, che sono, ah, Lili. Oh, ciao, ciao, Giuliano. Ehi. Ciao. Troppi ricordi. Cara. Ma che buio che c'è qui dentro, eh? Mi avevo il buio. Ciao. Che numero sei che mi devi? 88. 88. Perché ho capito da mio marito. La Livia, 89 te demo, Livia. Va bene. Va bene. Ma perché vado in letto? Ciao, Bea. Vai a letto e comportati bene. Va bene. Ciao. Fa tutto quello che si deve fare. La scuola è mia. Ah, beh, se tu volessi che fate scuola tua. Sì, è variata, solo che quello te la porta a casa e basta. Solo che quello? Solo che quello te la porta a casa, te di Tea. Ah, di Tea, il cazzo, sono di Tea. Scusami, sei tutta così invidiosa. Invidiosa, invidiosa, invidiosa. La mattina c'è un po' i capelli davanti alla 5. Meglio te, che tu ti sei. Ma la mattina quando ti arrivo ti cogli quanti peli a barba. E farò tutto in diretta che ci godiamo. In diretta con i microfoni verdi. Sì, 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 sì. Ci godiamo la scena. Perché sei invidiosa, invidiosa. Invidiosa, invidiosa, invidiosa. Oddio. Ma lui ha la barba. Chi vedo questo qua un altro che sei invidioso? No, che sei te. Ah, sì, Se non riesci a fare come lui. No. Gigi è unico. Sì, sì. E poi adesso voglio che venire una roba. Gigi non l'ho mai detto. Ma da me io che avevo un figlio la mattina. Quando ti metti sui dischi, no? Che sì. Dice che gli hai telefonato in privato, non si mia, vero? E vieni a calzatela. Agamassa. Cavolo. Questo è sputano. No, ma dove c'entra lì? Agamassa. Ora se gli ermafroditi che va sia con le... Caro mio. Ecco. E ha sempre tre gambe, no? Sempre, sempre, guarda. Basta un po' di stimolazione che... La gamba diventa gamba del legno. Ecco. Ho capito. C'è l'idea. La gamba dura. Ecco, sei contenta anche io, finalmente. Sei andata via? No, sei qua, sei qua. Sito là? Dai, ti serve una sigaretta. Insomma, io ti serve una sigaretta? Che volta mi insomma, Diana ha detto che... Alla mattina mi sono detto. Alla mattina... Quando tu dici vado un attimo di là, ho una telefonata in privato, non è vero. Non niente, tu vai là non e ti trinchi e te va a carezzate a Diana, sa? Guarda lei, guarda, una disgraziata, una disgraziata. Saputo sta che questa. No, che Flavio? Frega Flavio, ti sa che è questa che fa i sospiri. Cosa vuol dire? Ti do cronaca. Sarà l'amoroso di Flavio. Una donna che è insieme con lui, tu capire. L'amoroso di Flavio. È amoroso di Flavio. No, fammi di che sia. Che contate amorose che si porta a casa Flavio. Pensa che lo fa. Diana, vieni a compagno, sia in diretta che in stereo. Stereo. Figurati che sono il carrello, il portiere del motel, puoi entrare. Sta attenta, se ti mettassi il carrozziere, saluto proprio, viene i coglioni. Non ti chiedo tutti i coglioni? Non no. Vieni, ha detto che non vieni perché sarà offeso con te. No, se io vieni a saudarmi, mi giuro che vado via e non ho più scatto a nessuno. Come
Vieni tu, fai darlo. Aspetta che mi pare che si alza. L'è in coma. Dopo che ho la vaschina per sé. Aspetta che si deve anche distribuirsi a voi. Aspetta che l'è qua, aspetta che l'è qua. Pronto? Canottiera? Sì, ciao. Hai visto che ho vinto io? Sì, io so che tu vinci sempre. Ah. Dice sua moglie che ho vinto io, ho avuto più fascino, ti ho... No, bisogna stare attento come che parlo, perché sennò sta qua mi colpa, capisci? Prego? Non posso compromettere più di tanto, sennò sta qua mi colpa. Tesoro mio, ma chi è che porti i pantaloni in casa tua? Io porto i pantaloni. Sì, ma ti pensi che porti in casa sì, però mi sembra. Cosa ho avuto fare? Claro. Tagli i viveri a che arpia. Claro, sì. Tagli i viveri. Una volta anche gli tagliamo i viveri qua. Che zaga dispressa tu pianta. No, la dispressa mica, c'è. Una pianta, pianta la farò essere dei piante. Come te? Un'altra pianta, la farò essere dei piante. Però guarda che chi che dispressa compra. Ti dici? Guarda, tia. Mano su, mica. Te morissi, sì. Ti voglio la marchina prima. Basta smasso, che mio buona voglia parlare stasera, ciao. Comunque ho vinto mi. Non ti ho capito per niente. Garacca diseva, non ti ho capito. Su della vagliettina. Garacca mi provocava, vi ho visto che ho vinto mi. Non ti ho capito niente. Ho fatto venire canottiera il telefono, anche per dirmi un semplice ciao, caro. Ah, pietà, figurati. Dica che sono la questione dei ponti. Senti, domani mattina ti cavo i capelli. Cara. Vuoi che mettiamo in fia, Diana? Sì, no, perché guarda, penso che ne sia poco da mettere in fia. Cara, e tu, ma i miei? Ti cavo via i bigodini domani mattina. Tesoro, partiamo da Badosta, arriviamo in Sardegna, torniamo in Dorino e ripartiamo un'altra volta. Non ho capito un cazzo, eh? Quello ti ho capito, a Camassa. Anche a Massa, se vorresti capirlo, un cazzo. L'ho detto, che partiamo da Val d'Aosta. Arriviamo in Sicilia, torniamo a Val d'Aosta e ripartiamo un'altra volta. Ma se puoi ripartire, sì, come sto fatto qua? Devo dire di tardezza, non capisco quello che voglio dire. Thank you.
Pronto? Pronto? Sì. Sono la prima, ciao. Ciao, ciao, prima. Ciao, ciao. Come stai? Ma poco bene. Va bene. Per dire la verità. Coraggio sempre. No, troppo anche per dire quello. Sì, sì. Adesso a parlare di pensioni sociali. Sì, guarda, è veramente... Guarda. Sono tanto meno con lei. Beh, meno le parolacce che ha detto prima. Beh, se mai è stato lei che le ha dette a me. No, no, io non... È lei che ha detto parolacce. No, vedrà che le arriva una denuncia senz'altro. Gliela dedica, Otello, per favore. Sì, 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 gliela dedico. Ecco, io la ringrazio, lei è gentilissimo, mi saluta la Franca. E buonanotte. Cosa c'ha quello lì da parlare? Perché ha sentito quello che hai detto? Che stagnavo, ho sentito. Come? Lo stagnavo, ha sentito quello che ho detto. Chi è lo stagnaro? Quel signore lì che è lì vicino a lei. Ah, ma lei non sa chi è quello che c'è, chi c'è vicino a me? È lo stagnaro, è quello che ogni tanto quando va in trasmissione chiude qualche buco. Capisci? Di stare attenti che buchi chiude. Ah beh, io non so, io so che l'ho denominato lo stagnaro. Di solito quei chiodini tappano buchi e lui fa così, perciò questo è il soprannome per il momento, poi vedremo. Lo stagnaro vuol sapere cos'è il buso. Il buco, ho detto. Definizione di buco. Definizione di buco, dia la definizione di buco. Non dica buco. E quando c'è un vuoto, c'è nessuno in radio, lui poverino si sacrifica e ottura quel buco. Per fare felice le signore? Dipende, o per far felice dei signori amici suoi, un po' antipatici, come lui. Va bene, allora la manina gelida per Otello. Grazie infinite, sa. Buonanotte. Buonanotte, signora. Buonanotte. E quando viene il telefono si vesta? Faccio quello che voglio, non devo rendere conto a lei, sporcaccione. Buonanotte. Per mestruazione, domani. Ma ha chiesto se è a posto con le mestruazioni. Le dica che sono affari miei, che pensa agli affari suoi. No, va via la salute. Perché ha sentito Otello, dice così, che con le mestruazioni non in regola. Cosa fa? Otello ha detto che uno che non ha le mestruazioni in regola non sta bene. Lei le ha in regola? No, da quando di qua un uomo ha le mestruazioni? Non so, io di solito i presidenti prima o dopo le vengono. anche al socio del presidente è facile che le vengano. E molto spesso anche. Perché me le fate girare voi? Non so se siete voi che fate girare a noi qualche volta. Comunque vi auguro buon lavoro, sapete. Grazie signora. Buonasera signora. Buon riposo, sogni d'oro. Grazie anche stia lei. Stia bene. Buonasera. Stia bene. Anche lei. Telefonate da Vicenza, puoi attendere un attimo, vediamo. Forse sono a tuo favore, forse, vediamo, perché... Aspetta. Pronto? Pronto. Sì, ecco, e volevo dire che conosco Harold da quasi 30 anni. Hai visto? Ecco, e posso dire di non averlo mai sentito parlare male. Ecco, visto. E anzi, Harold, ti do un consiglio, perdona, non 7 volte, ma 70 volte 7. E non arrabbiarti, che ti dà abbastanza preoccupazione. Hai visto, Harold? Buonanotte. Ciao, sentiamo l'altra. Pronto? Sì, pronto, ciao. Non dire che a un certo momento quelli che danno ragione a Harold sono tutte femmine. Ma il fatto è che a un certo momento non vedo neppure la necessità di accanirsi contro Harold. Io non lo conosco. Dal momento che normalmente Harold trasmette o il mercoledì o che, ormai è il martedì chi trasmette, il mercoledì chi pure, e a un certo punto so qual è la serata che più mi aggrada per mettermi a un certo momento in ascolto. Quelli che non gli interessa Harold, non vedo neppure perché è da accanirsi contro Delon, chi faccia a meno di mettersi in ascolto di quella radio, dal momento di dire che è la democrazia. Ognuno lega il suo principio, il suo modo di credere. Che se quello che crede, che se quello che non crede. Io che credo, però neppure non mi accanisco. E lo trovo idiota che a un certo momento
uno prima sta là 3 ore o 1 ora o 10 minuti ad ascoltare Arnold, per dopo telefonare 2 o 3 volte per offenderlo. Ascolta. E questo lo trovo idiota. Ascolta. Sì. Se ognuno è prete a benedire. Dai, va, mi non voglio mia. Ah, non trovo. Perché capivo chi che sono. mi non voglio il prete, però cercando di essere obiettivi. A un certo momento, se mia cosa non mi interessa neanche, però non vado a spedarghe d'osso e... Giusto? Quasi stenzionato, se per via di questo pseudo-incidente, se mi viene fuori queste robe, però il contro da te. Sì, ma non vedo neanche perché a un certo momento, se hai da accanirsi contro qualcuno, che magari non mi interessa, se mi interessa, per cosa vuoi da accanirsi? No, ma anche se ha tirato un porco, io tiro e tutto. E se gli ha tirato, se chi gli tira, che ne tanto da quel spazio, Cristo Dio. Cioè. Ma puoi immaginarti se a un certo momento uno va ad andare a dire ma ti devo tirare, mi non lo vuoi tirare, ma questo tiro per quello. Questo non tira il palco, dica se faccia una siga, scusa Ma questa che ha detto Carmelo qua. Ok. Va bene. No, te bacioni a tutti, ciao, ciao Aro. Ecco che ti ho visto Aro, sì, la pazienza arriva anche. A me no, ma tutte le persone, diverse persone telefonano a me e anche lamentando di queste, queste ingiustizie, perché vi dico, è una ingiustizia perché io non faccio questi scherzi agli altri, se un programma non mi interessa non ascolta. Oppure ascolto per curiosità, basta, e poi se ho qualcosa da aggiungere e dire, lo faccio, mi pare, in modo educato, in modo ragionevole. Comunque, io non adopro porco neanche con il Dio di questo mondo, perché rispetto anche lui, perché anche lui è degno di rispetto, anche se è il nostro nemico numero uno, perché anche i nemici sono degni di rispetto, perché hanno diritto di essere contrario. Perciò... io non è mio abitudine e vi prego di non usare, inserire parole mie fuori il contesto e mettere dove assolutamente stonano, perché fate solamente c'è uno di Venezia, voi stessi. Aro, c'è uno di Venezia che vuol dire anche lui, lo sentiamo? Sì, dai, metti le pronto? Sergio? Sì? Parla Antonio. Ciao Antonio. Senti una roba, voglio che ti mi spiegassi una roba, non mica per polemizzare, perché a me mi piace molto la tua radio, ti vedi ascolto spesso. Voglio sapere come mai voi altri, se una radio che dà spazio a diverse persone, anche de, che proprio si può dire non la pensa come voi altri, perché per esempio Harold non la pensa come voi altri, che dà spazio democraticamente e dopo vi ne approfitti per te lo fare culo con il tuo, insomma. No. Ora, Beh, sì, torno per il culo, ma insomma, disgraziato, con tutte le disgrazie che hai gambi, sono andato a trovarlo a casa sua, povero cane. Insomma, no, no, onestamente, non mi paga sia un figlio di puttana. Infatti, maniga mi ha detto solo che... Che ha capito, perciò dico, no, una persona che sia una persona che mi reputo condividendo o non condividendo le sue idee, questo è un altro discorso. Parliamo come persona, come che voi altri se bravi fiori, no? Che avete dei principi sani, secondo il mio punto di vista. Ecco, se nasce tutte queste robe, Carmeo, qua a Pardea, insomma sarebbe più bello, penso, che essere che fosse un pochettino di dialogo, un pochettino più aperto, che non normalmente, scusi, mi sa... Sì, ma sai Antonio, se è così che viene fuori... Un dialogo a tre, ti capisci, a sera. Antonio, oh. Guarda che se è così che viene fuori le robe, perché viene fuori quelli che ha visto a Madonna, quelli che magari che sbrissa qualche porco che senza saperlo, viene fuori, ha visto le robe, viene fuori da dentro e così e, no, perché se si affrontano. Se la sei buttata, ti dico scherzo, ma disgraziato, sai come che sei Aro, sei uno che mi sono così sicuro che le parole non le gadite. Sì, appunto, anche perché... No, guardiamo un pochettino da esservi amico, mi penso, sa, secondo il punto di vista. Sì, perché... Da esservi amici di Aroli, insomma. Ma Antonio, sono d'accordo, anche perché per uno che si è convinto... Ma non roba, sei convinto, Luca? Uno che... come che ti dici convinto, mi sono convinto dei miei. Ma mille. Certo, no, se ti hai idea, per esempio, sei sicuro che ti hai 1000 anni da passare felici, sì. E che magari papà un porco ti rovini fuori tutto, non è giusto che venga fuori queste robe adesso. Certo. Non mi parla da camicia. Sono d'accordo, Antonio, sono d'accordo. Mi siamo amici camicia, con Harold. Mi sento che siete tutti amici, insomma. Guarda, tia. Ciao. Ciao, Antonio. Sì, sì, grazie, Antonio. Comunque, caspita, cerchi di essere più obiettivi, anche voi altri, dai. Perché... Possiamo parlare a gente che dica quello che vuoi.
Va bene, però... visto che ti te permetti, se no... È una cosa fare le parole o ripetere le parole che uno veramente dice, ma quando, quando fai come Carmelo che, e anche Nino, mette parole in bocca mia che non ho mai detto, oppure in, in un contesto del tutto diverso, oppure in una, sotto un'altra luce che non ha niente da fare con il discorso al momento, non è leale. E poi uno, perché uno fa così? Lo fa, fa un solo proposito, per che? Calunniare. Guarda, Sergio, ho già sufficienti qui a Limina. Io su questa agine ho lavorato 14 anni, sacrificando feste, non guadagnando neanche un soldo. Ma e come, come sono stato ripagato? C'è uno di Verona. Ho avuto un abuso che nessuna persona nel nord Italia ha mai avuto. Pronto? Pronto? Senti, Rosa, nessuno ha detto che era con te. Ma te sei un poco più democratico, no? Perché ti dà la capi, ti si vede su come una bestia, come chi si avesse con te, invece che solo la giornata gente, vengo io e discute che magari, ah, tagli l'aria, che discute, che fa la io dico che è proprio scemo, ma che e non capisci neanche cosa vuol dire la giornata, e la gente che dice che acqua io non niente, no? Io che acqua gli altri, sei molto diverso, ma che è stato come una bestia, no? E qua vuole parlare, qua, e chi è che parla tanto, chi sta a pire, guardate che è meglio. Saluti, va. Ciao. E parlo quello di prima, Harold. Sì, beh, quello di prima, dai. Comunque, veramente è una cosa vergognosa. E intanto, chi voglia lavoro qui, chi voglia fare qua, si vengono pure. Basta che trovami un alternativo, io vado via domani mattina. Perché l'unica cosa che penso è un sacco di ingratitudini, un sacco di scarogna. E che non sono mai neanche padroni in casa mia qua. No. Ehi! Pronto, mi senti? Sì, sono in diretta. Sei in diretta. Ecco. Haroldo, guarda che io te l'ho detto tante volte, che fisicamente io ti rispetto, ti voglio bene, ma non ti illudere con questo ti voglio bene, perché l'ho detto prima che io non faccio parte di certe categorie. Tu non ti devi commiserare. Tu certe cose, certe affermazioni non le devi fare. Perché io ti contesto sempre, ma sempre teoricamente, per quello che ti è successo io sono coerente con te. Io sono pronto a venire a fare dimostrazione di fronte al sindaco di Limina. Ma tu gli hai dato ragione, lo hai scusato. Quasi quasi, ma facevi capire che siete amici. Ma intanto evitiamo di farci sopraffare. E a te ti prego non parlare male di Carbello, guarda che Carbello ti è amico. Teoricamente no. Perché mi piacerebbe sentirti dire che sei coerente con quello che dici. Ma ti ho trovato in contrasto parecchie volte. E non piagnucolare, non fate commiserare. Cos'è questa commiserazione? Cos'è commiserarsi così? Io non mi commisero con nessuno, con tutti i problemi che ho. Li affronto. E mi auguro sempre che siamo in tanti, perché siamo in tanti che subiamo questi soprusi. E che una volta per sempre ci uniamo e affrontiamo questi personaggi che ci usano questo metodo per non farci sopravvivere, per non farci vivere un po' in pace. Passa Harold. Io, e non mi dire che sono falso io. E non montare sullo stagno quando qualcuno ti dà ragione, che dice che Carmelo quando c'è il gatto il topo scappa. Lo sai che io non scappo. Vai e finiamo perché sennò... Ci sei? Sì, siamo qua. Beh, guarda, anche questo, Carmelo, mi dispiace, un'altra la tua distorsione della verità. Ai barabaichi 5 co, tre civette sul camò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Puntini, puntini, puntini. Ai barabaichi 5 co, tre civette sul camò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Puntini, puntini, puntini. Thank you.